Trovati su CRMP Radio per una edizione straordinaria di CRM News per parlare degli ultimi aggiornamenti riguardo il ricorso presentato lo scorso 7 giugno dal candidato sindaco del centrodestra Edoardo Croci dopo l'elezione del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzi alle amministrative di maggio. Quindi leggiamo sul profilo Facebook del sindaco di Cefalù che il ricorso è stato respinto dal TAR. Quindi ci mettiamo immediatamente in collegamento con il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzi. Signor sindaco, buonasera. Buonasera a tutti voi e ai radioascoltatori. Allora, siamo arrivati a questa notizia che ci dà appunto questa notizia riguardante il fatto che il ricorso è stato respinto dal TAR. Sì, il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato pure condannato alle spese e sono soddisfatto. Mi dispiace per coloro i quali, poi quei pochissimi quali si erano illusi. Si continua a lavorare, per la città, a servizio della città, così come hanno voluto oltre 3.000 cittadini. Assolutamente. Bene, signor sindaco, allora la ringraziamo per questo intervento. Chiaramente grazie a voi, è inutile manifestare la mia felicità e mi piace esprimerla insieme a voi, insieme a chi ci sta ascoltando. Signor sindaco, tra pochissimo saremo in collegamento anche con il professor Croci. Vuole mandare insomma un messaggio? No, il messaggio è che il ricorso era spiantato, così come il candidato che si è portato alle elezioni. Perfetto, la ringraziamo, buon lavoro, buonasera. Aspetta, dobbiamo chiudere questa edizione straordinaria di CRM News perché il professore Croci giustamente insomma si vuole consultare con il proprio avvocato in quanto non è aggiornato sugli ultimi fatti, quindi appuntamento alla prossima edizione di CRM News per ulteriori commenti ed aggiornamenti riguardo questa notizia. Quindi domani su CRM Radio parleremo ancora di questo ultimo argomento insomma caldo che riguarda la città di Cefalù, riguarda il ricorso che è stato respinto dal TAR.